Amici di Backdoor Podcast, bentrovati. Secondo appuntamento settimanale con l'Eurolega dell'Olimpia Milano, la nostra analisi post partita, e siamo a commentare la sconfitta forse più dolorosa, non tanto della stagione, ma sicuramente del periodo recente. Il Panathinaikos vince e domina nel secondo tempo, 95-83 è il finale e stacca mezzo biglietto per la qualificazione ai playoff, ribaltando la differenza canestri e mettendo a nudo onestamente tutte le difficoltà dell'Olimpia Milano in queste partite in cui teoricamente non c'è domani. Il primo tempo è stato decisamente divertente, quasi fin troppo divertente per una partita che fosse un pochino da dentro e fuori, comunque con tanto 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 impaglio. Gli attacchi hanno vinto sulle difese e paradossalmente l'Olimpia, decidendo probabilmente di prendere punti da Calates a patto di non mettere in ritmo i compagni, ha utilizzato una tattica che ha portato Calates ad avere un grandissimo fatturato nel primo tempo, ma sostanzialmente un Panathinaikos non tanto in ritmo. Il terzo quarto è stata la chiave di volta. Nel momento in cui il Panathinaikos ha alzato il volume della radio a livello difensivo, ha alzato il volume della radio a livello di intensità, di voglia di competere, di voglia di sporcarsi le mani, i gomiti, le ginocchia per prendere dei palloni, mi viene in mente quel rimbalzo di Antetokounmpo volando e non essendo minimamente in posizione da rimbalzo. Mi viene in mente dall'altra parte il libero sbagliato da Deshaun Thomas, che si è preso il suo rimbalzo e da solo sostanzialmente ha appoggiato la palla nel canestro. Ecco, questi sono indicatori di come l'Olimpia o non sia pronta o non sia ancora strutturata per giocare queste partite di altissimo livello, dove veramente ogni pallone conta, conta tanto. E all'inizio i quattro rimbalzi d'attacco nel solo primo quarto sono stati un ulteriore campanello d'allarme, già ravvisato nelle ultime partite, ma che ha tenuto lì il Panathinaikos quando c'era anche una possibilità di mini fuga. I rimbalzi, la voglia di sporcarsi le mani, come dicevamo prima, e la difesa del Panathinaikos alzata fisicamente hanno dimostrato che Milano non è riuscita a pareggiare il livello di intensità, il livello di voglia, il livello di sense of urgency, come dicono gli americani. E qui si è spaccata in due la partita. Il quarto fallo di Mike James è stato un problema. Onestamente è difficile anche da spiegare come sia possibile che Mike James, isolato in almeno 3-4 situazioni in post basso, ovviamente per lucrare il quinto fallo, me ne vengono in mente un paio di Langford e altrettante di Calates, solo così a memoria, non sia mai stato aiutato dai suoi compagni e non abbia mai ricevuto un aiuto, un raddoppio, qualcosa che potesse evitargli o di non difendere o di spendere il quinto fallo. Infatti, rientrando in panchina, in una situazione lui si è rivolto verso i compagni dicendo: "Ho quattro falli, se volete faccio il quinto, ma non so se è un granché per la squadra." Posto che il secondo tempo di Mike James ha dimostrato anche come lui, fenomenale, senza nulla togliere né alla sua stagione né a nulla, debba ancora fare un passo in avanti a livello di leadership, perché la differenza con Calates a livello di capacità di guidare la squadra questa sera è stata abbastanza evidente. I falli lo hanno limitato, verissimo, però è stato abbastanza portato a scuola da Calates, che ha giocato una partita clamorosa da 27 punti, 14 assist, 8 rimbalzi, 39 di valutazione. Sono i numeri, ma la leadership, la capacità di guidare i suoi compagni, la capacità di dire: "Ragazzi, ci sono io, questa partita la vinciamo", è decisamente importante. Ragionavo tra il primo e il secondo tempo dicendo: "Possiamo accettare di prenderne 30 da Calates se non metti in ritmo i compagni", cosa puntualmente riuscita nel secondo tempo. Un Keith Langford notevolissimo da ex in difesa e in attacco. Deshaun Thomas è venuto fuori quando bisognava scavare il solco, e quindi sostanzialmente il Panathinaikos ha vinto meritatamente, totalmente meritatamente. Nell'Olimpia è mancato James Nunnally, che ha fatto sì 12 punti, ma è stato poco coinvolto in attacco, poco messo in ritmo in attacco, in difesa un paio di sbavature, mi ricordo, di disattenzione, e sicuramente ha avuto poco la palla in mano.
Nemanja Nedovic 0 su 6 da 3 punti, 8 punti, aveva iniziato e nel primo tempo anche silenziosamente era stato positivo, ma anche lui ovviamente è mancato, mancato decisamente in questa partita e se vogliamo anche sui due lati del campo, perché anche la difesa che potrebbe essere veramente un suo marchio di fabbrica oltre all'attacco, non è stata della solita intensità e della solita qualità a cui possiamo aspirare da lui. Ma anche Nizov scalchignante, ovviamente mi viene da pensare che il doppio impegno settimanale per lui sia abbastanza difficile da gestire, poi sicuramente il professore può incontrare queste partite piuttosto difficili. I falli di Tarceschi, i falli di Omic sono stati un problema, la parentesi di Burns, notevolissimo, MVP sicuramente Mindaugas Kuzminskas che nel momento in cui lui fa la parte del leone, perché è stato anche uno dei più intensi, uno dei più presenti, infallibile in lunetta, tante cose utili, oltre ai punti in sé, che sono stati comunque 17 e importanti, è stato veramente il miglior giocatore, come dicevo, se il leone, se quello che lotta è Mindaugas Kuzminskas, con tutto il rispetto, probabilmente all'interno della squadra in queste partite, in questa nella fattispecie, qualcosa non va. Si sa, il Panathinaikos forse è più abituato storicamente a sporcarsi le mani in queste partite, da dentro fuori, in queste partite importanti. Quello che porterà di insegnamento sicuramente all'Olimpia, indipendentemente da come andranno le prossime due partite in vista di una potenziale qualificazione, è che un conto è arrivare a competere, un conto è vincere le partite che bisogna vincere. E la mente può tornare a Gran Canaria, può tornare alle due partite col Bayern Monaco, può tornare a tanti momenti della stagione, però la possibilità di giocarsi in casa una partita che avrebbe deciso gran parte del futuro e mancarla così deve sicuramente essere un monito per non ripetere gli stessi errori. La crescita ovviamente non può avvenire dall'oggi al domani, dagli ultimi posti delle ultime stagioni si sta lottando per i playoff, quindi calma a fare drammi. Calma, farsi prendere dal panico. Mancano due partite, è molto 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 difficile. Saranno errori che l'Olimpia, la squadra, i giocatori, gli allenatori dovranno dimostrare di aver imparato e di aver fatto tesoro per il futuro. Panathinaikos vince meritatamente, fa un passo importante come il Baskonia che batte il Real Madrid short-handed verso la qualificazione, Milano ancora ottava, l'Olympiacos nono a pari punti, c'è una serie di incroci pazzeschi, è presto per fare previsioni, si possono fare idealmente, ma noi non ci addentriamo nei numeri, di sicuro il Panathinaikos vince, convince al Paladesio e l'Olimpia dovrà fare veramente un'impresa per qualificarsi ai playoff. È davvero tutto per questa settimana col doppio appuntamento. Vi ringrazio per averci seguito e aver ascoltato le nostre analisi e vi rimando ovviamente a settimana prossima. Grazie da Simone Mazzola.